Nell'isola di Okinawa vive un folto gruppo di ultracentenari che non ha uguali in tutto il pianeta. Ciò che è balzato agli occhi dei ricercatori è che in questa popolazione tumori, morbo di Alzheimer, diabete e obesità sembrano essere quasi sconosciuti. Il professor Makoto Suzuki, coadiuvato da due medici, i fratelli Bradley e Craig Wilcox, ha studiato per 25 anni gli abitanti di Okinawa, la loro alimentazione, le loro abitudini, scoprendo che, al di là del corredo genetico, sono la dieta, la qualità dei nutrienti, l'attività fisica, la gestione dello stress e le interazioni sociali presenti a Okinawa a garantire agli abitanti una vita longeva e in buona salute. Four major categories: diet, physical activity. Sono quattro le categorie di segreti dei centenari: la dieta, l'attività fisica, gli aspetti psicospirituali e gli aspetti sociali. Tutte le categorie hanno dei loro segreti, dicevo, ma forse la più interessante e la più importante è quella dell'alimentazione. Dal momento che molti degli alimenti che a Okinawa si consumano hanno qualità molto, molto buone, nutraceutiche, come diciamo noi, ad esempio il curry, ad esempio una particolare patata dolce che è ricca di fitoestrogeni, e poi abbiamo anche molti omega 3. E le loro scelte alimentari sono tali per cui hanno alla fine un'alimentazione a basso contenuto calorico, ma che ti riempie con grandi quantità di quei composti, soprattutto da frutta e verdura, che sono associati ad un abbassamento del rischio di malattie croniche e ad un prolungamento della longevità.